Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con Linea Diretta. Oggi parliamo di casa e di protezione della casa, della propria abitazione, dal rischio, principalmente dal rischio di terremoto. Lo facciamo con Guido Mocelin, amministratore delegato di Tower S.p.A. Buongiorno Mocelin, benvenuto. Buongiorno. Nel ramo delle assicurazioni da una trentina d'anni, nel 1987, poi ha fondato Tower S.p.A., che è una società di servizi. In che cosa consiste la sua attività? Una società di brokeraggio assicurativo, diciamo intermediamo il rapporto tra le aziende e i nostri clienti su incarico delle stesse con le compagnie di assicurazione, curiamo tutto diciamo dall'analisi del rischio al trasferimento del rischio alle compagnie, alla gestione dei sinistri, l'aspetto amministrativo, e la nostra è una società di servizi, noi non vendiamo polizze, vendiamo appunto servizi. Una società di servizi che è impegnata nella promozione di un'attività che non ha assicurativa, che non ha eguali quasi in Italia, se non altro non nelle modalità che tra poco esporremo nel caso di terremoti, però io prima vorrei chiedere un po' la sua società, è una realtà autoctona, completamente veneta. Sì, noi siamo una realtà veneta, nata a Bassano del Grappa, oggi ha sede a Vicenza, impiega 16 persone, sviluppa l'80% del suo giro d'affari nell'area veneta e la sua mission è quella di assistere e proporre i propri servizi alle aziende venete e alle banche locali di credito cooperativo per le quali curiamo sia aspetti istituzionali, quindi la copertura diretta della banca, sia diciamo, offriamo servizi di assistenza nel produrre diciamo, attività di banca assicurazione diciamo con un modello innovativo che nel corso di questa conversazione spero di poter illustrare in dettaglio, magari con un esempio concreto. Infatti entriamo immediatamente nel merito, perché con le banche di credito cooperativo vicentine avete messo in piedi un progetto di copertura assicurativa delle case dal rischio dei terremoti. Sì, esattamente questo. Diciamo, Io prima ho detto forse impropriamente, ma credo di non sbagliarmi quando affermo che in Italia non esiste un progetto simile allora, al vostro. Diciamo c'è qualche precedente, ma non nello stesso. Allora, diciamo che molte compagnie, diverse compagnie, non molte, offrono la copertura al terremoto. L'esperienza che noi abbiamo messo in piedi assieme alle banche di credito cooperativo e la fondazione delle banche di credito cooperativo del Vicentino, con il supporto iniziale principale da parte di Banca San Giorgio, è quello di poter dare la copertura a tutti su base quasi industriale, semplificando estremamente diciamo, il processo di copertura dell'abitazione, incluso il terremoto. Da questo punto di vista è il primo progetto che c'è in Italia di questo tipo. Precedentemente ognuno poteva benissimo fare la copertura, ma doveva acquistarla, fare direttamente, fare un questionario, verificare, dare informazioni delle quali magari non aveva nemmeno la possibilità di verificare l'assoluta veridicità. La sua esperienza si basa anche su un'esperienza diretta per i terremoti che ci sono stati all'Aquila e all'Emilia-Romagna. Certamente, la cosa ha preso spunto dall'aver gestito alcuni sinistri all'Aquila e quindi di aver vissuto in prima persona diciamo, le problematiche correlate al terremoto. Questa è stata la spinta diciamo, decisiva per ricercare la soluzione. Voglio ricordare che quando avviene un terremoto c'è la distruzione dei beni che noi vediamo, delle case, ma c'è anche una ulteriore distruzione che forse per certi versi è anche più pesante, è la distruzione della vita di relazione, è la distruzione degli affetti, è la distruzione diciamo, dell'identità, della memoria. Se noi andiamo all'Aquila ancora oggi è una cosa diciamo, che lascia scioccati, perché di giorno vediamo una città che è praticamente uno scheletro tenuto su dalle armature. Ma per certi versi è anche più triste vederla di notte, perché se la guardi in distanza vedi una città spenta, non ci sono luci. Si è sbagliato all'Aquila, non è un esempio da seguire. Allora, io non ho tanta competenza da poter dare giudizi così definitivi, ma certamente la scelta che è stata fatta è una scelta che molto spendibile sul piano mediatico, non ha però affrontato diciamo, quello che è la realtà sociale, perché se noi andiamo anche nelle New Town, peraltro invecchiate in maniera molto precoce. Noi parliamo di quei nuovi fabbricati. Esattamente, molto presenti in televisione con spot pubblicitari all'infinito, noi vediamo che il deserto c'è anche lì, perché non c'è la relazione, non c'è la vita, non c'è il tessuto connettivo.
Ora, permettere alle famiglie di avere la capacità di affrontare la ricostruzione anche in assenza di risorse pubbliche, come oggi purtroppo è un servizio importante, è una questione estremamente importante, e io credo che da questo punto di vista le banche di credito cooperativo hanno fatto una scelta assolutamente in linea con la loro mission, che è quella di essere al servizio del territorio, dei propri soci, di offrire, aiutarli a, diciamo, a creare le condizioni di ripresa della vita. In Emilia Romagna invece com'è la situazione? È diversa rispetto al territorio? In Emilia Romagna non è molto diversa, semplicemente c'è stata molto meno informazione, molto meno informazione, molti meno spot. Però anche in Emilia Romagna la situazione, diciamo, è stata molto pesante. Allora, le stime fatte dalle associazioni e dalle compagnie di assicurazione, che hanno dei dati abbastanza attendibili, stimano in 16 miliardi di dollari i sinistri, il danno complessivo, quindi una bella somma, coperto di assicurazione soltanto per 1 miliardo 320 milioni. E il resto chi lo mette? E il resto, questo è il problema. Il resto, c'è uno stanziamento da parte dello Stato modesto, ma i soldi che sono arrivati sono ancora pochi, pochissimi, anche perché lo Stato stanzia le risorse, ma poi il tempo della spesa, arrivare a vedere fino in fondo l'utilizzo di questo denaro, sono tempi lunghissimi. Un po' per burocrazia, presumo, un po' per mancanza di liquidità. Allora, sicuramente la burocrazia, sicuramente la mancanza di risorse. Sicuramente anche un aspetto della protezione civile che, per quanto sforzi siano stati fatti, alcuni certamente apprezzabili, non tutti, abbiamo visto una storia recente che non è tutta brillantissima, teniamo presente una questione, che la protezione civile in relazione al terremoto è stata costruita e gestita sulla base di tavole sismiche di tipo probabilistico che non rispondevano alla realtà. Soltanto recentemente è stato ripreso, rivista le tavole sismiche. Se diciamo in Emilia avessero fatto la protezione, le costruzioni, anche quelle recenti, anche quelle fatte con la Tremonti, come anche in Veneto, con i criteri derivanti dalle tavole sismiche che oggi sono diciamo quelle che fanno un'analisi geologica, disponibili, avremmo avuto moltissimi meno danni. In Emilia era considerata area totalmente non sismica. E invece l'Emilia, la pianura padana, è il ventre molle tra le due placche, la euroasiatica e l'africana. No? È lo spazio di decompressione, ragione per cui è zona sismica. Il Veneto è zona sismica. Asolo nel 600 ha avuto un episodio sismico. E per quale ragione noi consideriamo questa area ancora non sismica? Su quale base? Che sarebbe bastato avere un po' di memoria storica per attrezzarsi certo. Meglio. Questa è una delle cose più importanti che diciamo oggi, il fatto che appunto le tavole sismiche, vale a dire quelle che calcolano le probabilità che si verifichi un terremoto, indicano il nostro territorio come un territorio ad alto rischio. Abbiamo pensato di vivere in un'oasi felice, per così dire, questo non era vero. Esattamente. Senta, apriamo una piccola parentesi prima di entrare nel merito proprio sulla casa, visto che parliamo di protezione della casa, perché in Italia in Veneto si dice che la famiglia viene prima di tutto, ma anche l'abitazione riveste un ruolo sociale importantissimo. Allora, la casa, diciamo, fa parte, assolve, diciamo, risolve uno dei bisogni primari. Allora, i bisogni primari sono pochi. Noi oggi parliamo di bisogni, ma frequentemente ci riferiamo ai bisogni indotti, ai bisogni che ci siamo costruiti nel tempo, nel momento del benessere, qualche volta rapinando anche il pianeta, no? Ma i bisogni primari sono il coprirsi, quindi significa coprirsi, avere un tetto, avere di che coprirsi per non aver freddo, nutrirsi e la vita di relazione. Questi sono i bisogni veramente primari. La casa assolve a questo primo compito, a questo primo bisogno. E diciamo che la casa è anche l'area dove noi costruiamo le nostre relazioni, i nostri affetti, dove possiamo costruire o non costruire la nostra felicità. Mi piace citare questa parola della felicità perché, ad esempio, nel preambolo alla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti c'è una frase che parla del diritto alla ricerca della felicità.
Tra l'altro in Veneto la casa è uno dei principali pensieri di chi una volta che si esce si abbandona la casa dei genitori, è proprio quello di farsi ma la direi, casa. Direi che allora e c'è una differenza, scusi se la interrompo un istante, perché per esempio io ho visto che in Germania, in Svizzera, i dati dicono che circa l'80% degli abitanti vive in abitazioni in affitto. Certo. Da noi è completamente l'opposto. Esattamente l'opposto, esattamente l'opposto. Il Veneto in particolare è la regione in Europa con la più alta percentuale di case in abitazione. Solo in Spagna c'è un'altra area che è simile. In proprietà, quindi, proprio. Abitazione in proprietà, assolutamente. Diciamo che nella nostra cultura quello di costruirsi la casa è forse il desiderio e il sogno più condiviso. È un segno di indipendenza, di stabilità. È una forma di risparmio, è la prima forma di risparmio, è la prima forma di assicurazione dal bisogno, no? E diciamo che però nel passato ha svolto anche una funzione diversa la casa, aveva la funzione di essere indirettamente una forma di capacità finanziaria, sì. Perché la casa era fungibile, allora la tragedia era quando uno era messo così male dal punto di vista economico e finanziario che vendeva la casa, ma la poteva vendere. Certamente. Oggi la cosa è un po' più complicata, il valore della casa è diverso, il mercato è diverso. Diciamo, e non è così più facilmente fungibile. Di qui la necessità, in caso diciamo, di problemi, di essere coperti, di avere la capacità di affrontare i problemi per quello che sono. C'è un aspetto psicologico curioso che lei mi raccontava prima di andare in onda, vale a dire la prima notte nella nuova casa. Sì, io ho fatto nel corso di un'assemblea dove ho presentato questo prodotto che abbiamo creato con la fondazione dei crediti cooperativi vicentini, e ho fatto una domanda un po' provocatoria, ho detto quanti si ricordavano della prima notte, tutti hanno sorriso, naturalmente non alludevo alla prima notte di matrimonio, alludevo alla prima notte che hanno dormito nella nuova casa, nella casa che si sono costruiti o che hanno acquistato. E devo dire che c'è stata una serva di mani che si sono alzate e moltissime persone mi hanno detto ma sì, veramente mi ricordo quasi più questa dell'altra. È un punto d'arrivo basilare nella vita di una persona. È un punto di passaggio, così come ricordano l'ultima notte nella vecchia casa, perché è diciamo come attraversare il fiume, è il momento di lasciare un ormeggio per andare verso una nuova realtà, però è anche un punto di realizzazione di un sogno, no? Allora, questo sogno, con questa scelta che abbiamo fatto con la banca di credito cooperativo, è come proteggerlo, come coprirlo in maniera adeguata, come fare in modo che questo sogno non si spezzi e non si spezzino tutti gli affetti e le relazioni che sono sottese, che vivono dentro. Perché essere colpita non è solamente la casa intesa come edificio, ma anche tutto quello che c'è dentro, che è stato costruito allora, anno dopo anno. E qui, c'è un altro aspetto interessante, perché... quasi tutte le polizze che vengono proposte sull'abitazione, anche quelle che hanno la copertura del terremoto, coprono il fabbricato, principalmente il fabbricato, e il contenuto dell'abitazione viene normalmente coperto per pochissimi euro, 5, 10 mila euro, 15 mila euro, ma cifre assolutamente irrisorie e non... Ecco. In realtà quando c'è un danno, compreso nel terremoto, io ho avuto modo di vedere proprio all'Aquila, l'effetto del terremoto sul contenuto è assolutamente devastante. Assolutamente. Ho visto mobili esplosi, ho visto i cassettoni degli armadi sparati contro la parete opposta. Immaginate una cucina che oggi è tutta fatta in giustezza, certo. Che a un certo momento riceve uno schiacciamento in uno dei lati, va tutto in tilt, con una forza di distruttiva immensa, perché l'energia che si sprigiona con un terremoto è qualcosa di assolutamente devastante. Normalmente le polizze non coprono questo, ma non è importante soltanto per il terremoto, pensiamo anche agli incendi. Un incendio, salvo che non sia di tipo catastrofale, può sviluppare danni al fabbricato, certamente, non rilevanti, ma pensiamo solo all'effetto del fumo. Oggi noi in casa non abbiamo più tessuti naturali, abbiamo acrilici, abbiamo poliuretani, abbiamo materiali plastici. Il fumo che si sviluppa da questo tipo di beni che venissero aggrediti dal fuoco lascia delle tracce incredibili. Io ho fatto un'esperienza direttamente tanti anni fa per una sciocchezza e devo dire che ho ancora i libri che puzzano di fumo, no? Ma
Adesso, certo. È una battuta, ma no, in realtà il danno del fumo è stato enormemente superiore al danno del fuoco. Certo. No? E questo coinvolge il contenuto in tutti i modi, per cui la spinta a coprire non soltanto il fabbricato ma anche il contenuto, proprio anche in funzione della capacità di ricreare le condizioni di vita, è assolutamente importante. E la copertura che noi abbiamo messo a punto copre da tutti i rischi, incluso il terremoto, anche il contenuto. Tra poco entreremo nel dettaglio, io prima vorrei chiederle però un'altra cosa, lei prima ha accennato delle mutate condizioni economiche che ci sono parlando del crollo del mercato immobiliare, certo. Perché se abbiamo purtroppo amaramente scoperto che la regione nella quale viviamo è una regione ad alto rischio sismico, certo. Un terremoto noi l'abbiamo già visto, dove quello economico che ha colpito non solo le aziende private, certo. Ma anche i conti purtroppo della nazione nella quale viviamo, che amaramente scopriamo anche qua non è più in grado di provvedere ai nostri bisogni nel caso, per esempio, anche di un terremoto. Non è più in grado di provvedere, questo è l'assoluta verità. Prima lei l'ha accennato parlando dell'Aquila, per esempio. Beh, all'Aquila, diciamo, sono stati spesi alcuni miliardi, ad oggi sono stati spesi grosso modo 5-6 miliardi. Dai dati che ho potuto vedere realmente spesi per quanto riguarda, diciamo, l'Aquila e essenzialmente nella fase di emergenza. Gli investimenti, il denaro messo a disposizione per la ricostruzione è pochissimo. Qualche mese fa il sindaco Cialente dell'Aquila ha scritto una lettera al loro primo ministro Letta dicendo nel momento in cui hanno tagliato i fondi proprio per la carenza di risorse che ci sono, ha detto adesso ci avete lasciati veramente soli. Ci avete lasciati soli e ci avete tolto la speranza, no? Certo. Dobbiamo pensare che in caso di catastrofe non esiste più lo Stato mamma. Dal 68 in avanti le spese per i terremoti sono state in Italia circa 135 miliardi di euro, dei quali 95 sono stati messi dallo Stato. Sì. L'unico terremoto che ha chiuso la contabilità anche dello Stato è quello del Friuli. No, gli altri sono stati stanziati, non ancora spesi male, la ricostruzione non fatta, no, ma se capita oggi un grande, dovesse esserci un terremoto di dimensioni importanti, la capacità di intervento dello Stato è modestissima e se non c'è la capacità propria di far fronte alla ricostruzione, noi ci troviamo ad avere tante situazioni simili all'Aquila e quando parlo dell'Aquila, credetemi, a me piange il cuore perché è una città che amo molto e che ho potuto visitare moltissime volte, ed era una città di una bellezza straordinaria. Come si sviluppa il progetto che avete messo a punto assieme alle banche di credito cooperativo? Come ci si assicura a questo punto? Allora, come è possibile? Perché qualcuno dice che un'impresa assicurativa, per esempio, potrebbe avere paura se avviene un terremoto in un'ampia zona, come può essere in una città, certo. Come si fa a pagare tutti? Per cui anche per questo che questo progetto, diciamo, è rivoluzionario. Allora, è interessante. Intanto diciamo un'altra cosa. Teniamo presente che in Veneto, il Veneto ha la casa in Veneto ha la dimensione media più importante d'Italia, più grande d'Italia. Un'abitazione in Veneto è mediamente di 105 metri quadrati. La seconda regione è di 96 metri. Tanto per dire qual è l'importanza che il Veneto danno. La stanza in meno, se non anche di più. Sì, di certo, più. Che danno alla cosa. Bene, noi abbiamo preso come base per diciamo questa polizza, per lavorare su questa polizza, proprio la metratura. Allora, per poter fare questa polizza sono necessarie essenzialmente due dati, la metratura e l'anno di costruzione o di ristrutturazione della casa. Con questi due dati, è possibile fare la polizza. Come abbiamo reso possibile questo? La compagnia che abbiamo individuato e che ci ha seguito in questo progetto, che è l'AIG, l'American International Group, che è uno dei colossi mondiali dell'assicurazione, presente in 140 paesi, è essenziale questa informazione di 140 paesi di presenza perché significa che è una compagnia che ha i rischi suddivisi in tutto il mondo, sì. Non è concentrata soltanto in un'area di specifico pericolo e è presente in tutti i paesi del mondo, con un'enorme capacità assicurativa e riassicurativa. Prima di partire con il progetto, che cosa ha fatto? Per via satellitare abbiamo mappato, la compagnia ha mappato il territorio, abbiamo avuto tutti, diciamo, i paesi, la concentrazione, i paesi dove ci sono i soci e diciamo, i clienti delle banche, abbiamo potuto analizzare la concentrazione,
sulla base degli indirizzi, di fare il calcolo di tutto quello che era necessario alla compagnia per poter far fronte con sicurezza anche a un'eventuale catastrofe. Sulla base di questo è stato creato... Da questa è uscita fuori qualche notizia curiosa, interessante, le chiedo. Ma non cose straordinariamente particolari, anche perché teniamo presente che sebbene il 64% delle abitazioni sono state costruite prima degli anni 70 in Italia, tra case nuove e ristrutturazioni, diciamo il Veneto è una delle regioni con il patrimonio edilizio più rinnovato che c'è in Italia. Questo è curioso perché in effetti avendo tanti centri storici molto antichi, c'è stata molta ricostruzione, per cui allora il lavoro che ha fatto la compagnia è di fare questa mappatura. Questo ha permesso di creare, diciamo, uno schema facilmente utilizzabile nelle banche, perché con un sistema informatico, oggi con informatica facciamo moltissime cose, ha potuto rendere disponibile questa copertura. Come si agisce? Chi ci sta ascoltando da casa? Cosa allora, la cosa più semplice è, allora, moltissimi hanno già una polizza, sì. Moltissimi non ce l'hanno e sono la maggioranza, perché la penetrazione delle coperture dell'abitazione in Italia è ancora modesta rispetto al resto dell'Europa. Soltanto lo 0,4% ha la copertura per il terremoto. Quindi niente, quindi nessuno. Allora il mio suggerimento è di recarsi nella banca di credito cooperativo dove c'è il conto, e se no è un'ottima occasione per aprirlo, andare lì magari con la propria polizza, e dalla banca chi si reca riceverà un servizio e di consulenza e diciamo è un preventivo, è una verifica delle coperture e come imposta tutte le informazioni necessarie per fare bene in maniera corretta la propria polizza, in maniera adeguata anche ai sensi delle direttive dell'istituto di vigilanza, che dice che le polizze devono avere determinate caratteristiche. Dunque abbiamo detto che bastano due semplicissimi dati, vale a dire la data di costruzione dell'edificio o dell'ultimo restauro e la metratura dell'appartamento. Poi presumo che ci siano diversi livelli di assicurazione. Allora, partiamo dal metraggio. Sulla base dei metri, in automatico, alla base con il prezzo di ricostruzione al metro, vengono fuori le somme minime che devono essere assicurate per essere, diciamo, in linea con la normativa. Naturalmente uno può alzare, fare una valutazione e stabilisce la somma. Allora, quello che è importante è che la somma che viene fuori, allora 100 metri, facciamo un esempio, 100.000 euro o 150.000 euro di copertura, è a primo rischio assoluto. Che cosa significa? Che quella somma, significa che la polizza paga tutti i danni fino a quella somma, indipendentemente dal maggior valore dell'abitazione. Non ci sono proporzionali, non ci sono scoperture. Fino a quella somma è automaticamente coperto, è coperto tutto quanto. Per il terremoto la copertura è fino al 50% di quella somma. Allora, perché il 50%? È abbastanza facile capire. Uno, perché c'è un problema di concentrazione, possibile concentrazione di rischi elevatissima. Sì. Due, perché... Vale a dire concentrazione di rischi, nel senso che se ha colpito quella casa, ha colpito anche tutte quelle vicine. Esattamente. No, una città diventa un danno di tipo catastrofale. Allora, c'è questo aspetto qui. C'è l'aspetto che, a parte proprio l'epicentro del terremoto, con il 50% statisticamente la grande maggioranza delle abitazioni può essere, con il 50% della somma disponibile, essere risistemata, certo, come si deve. Teniamo presente che poi ci sono quel po' di provvidenze che lo Stato potesse erogare, quanto non lo sappiamo, e dall'altra parte c'è, sulla base sia dell'esistenza della polizza sia dell'esistenza del possibile contributo dello Stato, le banche ad esempio che veicolano questa polizza possono anche anticipare, possono fare un'attività di credito, diciamo, come è giusto che sia. Certo. Ecco, mi preme da questo punto di vista dire quali sono le banche, se mi permette un attimo, che hanno aderito e che hanno impegnato le loro risorse in questa esperienza. Le BCC del Vicentino, Banca San Giorgio, la Cassa Rurale di Rovana, la Banca di Credito Cooperativo di Romano Zerino, Banca del Caterina, Banca del Territorio, una forte connotazione. La Banca del Centro Veneto di Longare, la Banca del Vicentino di Poiana, poi andiamo verso a Monastier, la Banca di Monastier, nel Veronese, Cerea, la BCC di Concamarise e altre banche che stanno oggi aderendo, la Casa Rurale e Artigiana di Treviso.
Quindi molto, si sta estendendo perché, anche alle province vicine. È un progetto, che ha trovato, riscontro e che diciamo, risponde a un'esigenza di servizio. Tenuto conto che questa polizza, la polizza che abbiamo messo a punto è pensata dal punto di vista dell'utilizzatore finale, pensata dal punto di vista di chi va a acquistare la polizza. È semplice, e tutti i rischi, quando dico tutti i rischi, parlo di una polizza che una volta che noi abbiamo letto le esclusioni, abbiamo quasi tutto quello che le conoscenze che servono. Cioè in pratica non ci si assicura verso delle cose, si escludono solamente quelle a cui non... Ci sono delle esclusioni. Io non entro adesso nel merito perché andremo su una situazione molto, molto tecnica e forse anche molto, molto noiosa. Però il concetto che ci sta dietro è che chiunque abbia un sinistro può andare sereno presso la, la sua banca a segnalare il sinistro e non uscirà deluso. Uscirà con delle risposte veloci e con delle risposte piene. Tolto una piccola franchigia, che sono 250 euro, sì. In sostanza non ci sono danni esclusi, il fabbricato e il contenuto, incluso le cose che sono all'aperto, cosa unica, le cose da giardino, no? Una tempesta violenta come quella che abbiamo avuto qualche anno fa nelle colline del Marosticense, sì. No? Che distruggono tutto quanto, anche questo è coperto. È una polizza di tutti i rischi, per dire... Il fatto accidentale, il bambino che urta il carrello della televisione e la televisione cade e si sfascia, sì. È coperto. No? Dove è scritto che è coperto? Non è escluso. E abbiamo rovesciato, allora chi ha creato la polizza a tutti i rischi ha rovesciato, la situazione. Non ho questa arroganza, questa pretesa. Diciamo che però abbiamo cercato di creare un prodotto che sia veramente di servizio. Sì, da cosa vuol dire polizza prendi o lascia? Allora, abbiamo creato uno schema, diciamo che non si può variare nell'acquisto, comprende la copertura del fabbricato, del contenuto, la parte di responsabilità e una piccola parte di furto. Qui si prevede anche il fatto che dopo un terremoto, per esempio, la casa sia oggetto di visita da parte di... Allora, la polizza non copre solo il terremoto, ha l'estensione terremoto, copre tutti i rischi della casa, l'incendio, l'esplosione, lo scoppio, tutto quanto. Abbiamo fatto una copertura prendi o lascia perché la proposta viene attraverso le banche dove non c'è l'operatore professionale, c'è un operatore che ha fatto formazione, certamente è preparato, però non ha la stessa preparazione che può avere chi lo fa di mestiere. Sì. Nel fare una polizza completa significa non avere discussioni, significa non dover continuamente manutenzionare la polizza. Abbiamo inserito ad esempio il furto come forma obbligatoria per una piccola somma, perché questo si porta appresso la copertura anche dei danni dei ladri. Ora, se noi chiediamo alla gente normalmente in una riunione qual è il rischio che sentono più frequentemente, che sentono più forte, quasi tutti dicono il furto, cioè una prevalenza. Ma se andiamo a scavare, non è tanto per le cose che possono essere asportate. È proprio l'aspetto psicologico, è la violazione. Sì. È diciamo come se la casa fosse stata sporcata, è la violazione della privacy, della persona. Allora la riparazione, la sistemazione di questa cosa è più importante ed è prioritaria rispetto anche al riacquisto dei beni asportati, e ha un impatto enormemente più forte. Allora, inserendo una piccola somma per il furto, automaticamente la polizza prevede anche una somma rilevante, 5.000 euro per i danni che possono fare i ladri, il vandalismo, quando la gente entra, fa, sporca, rovescia, no? Quando viola la casa, viola il posto dei propri affetti, la polizza va in questo senso, no? Quindi è coperto il furto, è coperto tutta la parte di responsabilità. Allora, quando qualcuno va in un'agenzia di assicurazione o dal broker, si sente domandare l'RC del fabbricato, l'RC della conduzione, l'RC della famiglia, il ricorso terzi a seguito di incendio e le altre cose. Sono tutte voci di uno stesso problema. Con questa polizza abbiamo unificato. Tutti gli aspetti di responsabilità sono coperti sotto una unica voce. Responsabilità. Tutte queste voci non sono più splittate a far confusione. Sono tutte coperte.
È un sistema estremamente innovativo, questo qui soprattutto anche, e so che voi ci tenete particolarmente per la rapidità con la quale poi si può accedere, ecco, al risarcimento. Prima parlavamo delle lungaggini burocratiche. L'altro aspetto interessante è che non è stato facile ottenere, anche diciamo, a convincere le compagnie che hanno la loro storia, il loro modo di lavorare. Diciamo che l'aspetto interessante della gestione dei sinistri e che è innovativo è questo: chi ha un sinistro si reca in banca, oppure può scrivere direttamente alla compagnia, che ha i riferimenti naturalmente, certo. Può scrivere direttamente, non scrive in maniera errata alla compagnia, scrive a una società di perizie che entro 48 ore deve contattare l'assicurato e che ha il compito di valutare il danno fino alla liquidazione. La compagnia è la mera prestatrice di garanzia, la compagnia interviene soltanto per emettere l'assegno o per fare il bonifico, per cui mentre una volta si andava in agenzia, l'agenzia andava all'ispettorato, l'ispettorato dava l'incarico al perito e poi diciamo il giro di ritorno, il documento arrivava che era quasi ubriaco per i giri che aveva fatto. Oggi il perito interviene immediatamente, valuta il danno, propone la liquidazione in tempi velocissimi e manda il sinistro arriva in compagnia soltanto per l'emissione dell'assegno. Abbiamo avuto l'esperienza a seguito di una grande grandinata, gioco di parole, no? Sì. Di una importante grandinata, dove abbiamo aperto sinistri in 2 giorni, 88 sinistri. Salvo un sinistro che aveva problematicità derivanti dal fatto che c'erano molte polizze di altre compagnie, agenzie, a parte un sinistro, la media di risarcimento è stata di 11 giorni. Proprio per questa logica di servizio. Allora, senta, visto che siamo proprio al termine purtroppo già del nostro appuntamento, abbiamo parlato di questo impegno da parte di tante banche del territorio che quindi diciamo rinnovano una funzione anche di servizio pubblico nei confronti del cittadino. Non a caso a questo progetto si è interessata anche la Regione Veneto nella persona del Presidente Luca Zaia. Sì, certo, Luca Zaia, che ringrazio, perché il 26 di novembre ci ha offerto l'opportunità di fare la conferenza stampa di presentazione a Cabalbi, con la sua presenza. A Venezia. A Venezia, sì, ed è un progetto che lui ha caldeggiato, ha sponsorizzato, e diciamo che d'altra parte ha percepito esattamente che o c'è questo approccio da parte anche del cittadino di affrontare la copertura. Capisco che siamo in tempi di crisi, parlare di spesa è molto delicato, ma in tempo di crisi un danno rilevante non è un danno, è una catastrofe. Sì, non si torna più indietro. Non si torna più indietro. E da questo punto di vista, voglio dire, abbiamo avuto anche il suo supporto. Che cosa posso dire a chi ci ascolta? Io spero di non venire annoiati eccessivamente. Cogliete l'opportunità di fare questa verifica, recatevi presso la vostra banca di credito cooperativo, portate la vostra polizza, chiedete le informazioni. No? Informarsi non costa niente e riceverete una risposta che vi permetterà o di acquistare una nuova polizza a garanzia o di migliorare quella che avete. È comunque un servizio che il credito cooperativo offre, diciamo, offre ai propri clienti e ai propri soci. Noi torneremo, credo, a occuparci ancora di questo argomento, che è molto interessante, che ci riguarda tutti. Per il momento però purtroppo ci dobbiamo salutare. Salutiamo e ringraziamo Guido Moccelin, amministratore delegato di Tower S.p.A. Grazie di essere stato nostro ospite. Grazie alla chiarezza con la quale ci ha spiegato. Spero di esserci riuscito. E grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato. E qualora ci fosse necessità, anche noi siamo a disposizione. E a voi anche buon proseguimento di giornata con i programmi di Rete Veneta. Arrivederci.